Amala! Roma! Barça intera mala! Cuore d'esta città! Oh, mi viene da fare con la tua cosa, capito? Sì, buona una tua intonazione! Unico grande amore! Barça intera! Tanta gente! Amala! Che va tornamora! Singstar livelli stadio. Sì, proprio bam bam. E come già le spacche, benvenuti al pack numero, mettetecelo voi perché non ce lo ricordiamo. La prima cosa ce la fa era Hardware Guido, che ci chiede: farete mai una serie horror? Ci piacerebbe molto vederla. A noi anche piacerebbe molto farla, però c'è un problema: non vorremmo fare serie che hanno già fatto gli altri. Ammazza che palle comunque per tutti quanti. Come per esempio uno voleva un Outlast e chi l'ha fatto dopo due giorni che ci è venuta l'idea. Io chiamo lui e faccio: oh, ma se fanno Outlast? Così, visto che non sta a fa più nessuno adesso. Sì, dai, è una buona idea. Tanto mo organizziamo, se BAM! E arriva il post thread che comincia Outlast. E neanche ci aveva detto niente, sto un pezzo di merda. Quindi non faremo più Outlast perché se va fa thread non è che ci va a fare una cosa che già sta facendo qualcun altro. Quindi se potete una serie horror, scriveteci qua sotto degli horror che magari sono poco conosciuti qui su YouTube oppure avete visto ma non hanno fatti in pochi. Non c'è dite Slenderman o Outlast perché sono i più fatti praticamente. E Slenderman non fa, non è horror, cioè, no. Vabbè dai, è horror. Oddio, insomma. Comunque non ci dite questi qua perché ovviamente già sono stati fatti, se no facciamo Outlast. Se vediamo che qua sotto c'è qualche cosa di figo, faremo una serie horror, veramente, la vogliamo fare veramente. Anche perché è bello cagarsi sotto il mondo visione. Allora, Francesco Styles ci chiede se è più nero Ibarbo o Carlo Conti. È dura, una bella lotta. È una bella lotta, sì, cioè, una bella secondo lotta. Me, però alla fine ha spunta Carlo Conti. Sì, de poco, però sì, ha spunta Carlo Comunque, Conti. Comunque qua avrete tipo lo screen di Carlo Conti e quello di Ibarbo. Quindi qua ci sarà quello di Barbo e qui quello di Carlo Conti. Sì. Di Barbo, Carlo Conti. E ci dite voi cosa, secondo voi, qual è più nero tra i due? Eh? Sì. Noi abbiamo detto la nostra, secondo me Carlo Conti vince de poco, però vince. Perché si vede, dai. Fuori dal ghetto con Will Smith. E quindi vogliamo sapere pure voi cosa ne pensate. Alessio Guardacci ci chiede i lati positivi e negativi di lavorare in coppia. Vabbè, sì, ovviamente ci stanno. Lati positivi sono praticamente il fatto che comunque facendo video in due vengono video più fighi, puoi fare le challenge in due, lui intanto fa tipo la cosa bisordomuti qua. Vedete, anche questo è un lato positivo di lavorare in coppia, no? Tu parli e lui fa la cosa bisordomuti, quindi aumentiamo il nostro pubblico e giusto, no? Big Ben. Comunque questi sono i lati positivi, no? Che sì. Fare le challenge in due, infatti per esempio quando vedete youtuber che sono da soli, fare video con altri youtuber vengono video molto più fighi perché essendo in coppia ti diverti anche di più a farli, ovviamente. E i lati negativi sono soltanto logistici. No, perché dovete sapere che questa è la seconda volta che noi registriamo il FAQ e anche là c'era la parola logistico ovunque, abusata proprio al massimo, sì. Cioè usavamo questa parola sempre in questa domanda. Quindi è questo, cioè problemi logistici perché magari ti metti d'accordo sul quando vedersi per fare i video, quindi uno magari un giorno non può, uno non può un altro giorno, quindi è un po' un casino, devi, sì, devi riuscire a incastrare tutte le cose. Questi quindi sono i lati positivi e i lati negativi. Incredibile! Dipende cosa volete fare voi, ecco. Se vi piace lavorare in due e siete portati per lavorare in due. Ma che cazzo sta dicendo? Prossima domanda. Leonardo Rizza ci chiede se non ci caghiamo in mano pensando che l'ISIS potrebbe arrivare a Roma. E sinceramente no, perché se passa per accordo è brutto rifare le battute che hai fatto prima perché abbiamo perso tutti i file, però era venuto figo. Noi abbiamo detto rifacciamo le stesse cose ma non viene così. Quindi cambiamo battuta. Se passa per la tangenziale non ci arriva perché c'è il traffico. Capito, insomma, l'ISIS sì, ci bombarderà. Aha. Domani proprio. Però devo partire presto la mattina. No. Cioè, mi ricordo la foto quella là. Quando sono arrivate 5 alle 8 avevi l'attentato senza quello sul muro. Che spettacolo. Federica Solo ci chiede perché. Perché? Non lo so perché. Oh. Federica Solo ci chiede perché registriamo sempre a casa di Darryl. Cioè di me. Noi siamo Darryl. Perché registriamo sempre a casa sua? Perché c'ha tutto lui, ha reflex, la play, ha connessione buona, è un computer decente. C'ho pure casa più libera rispetto anche a lui. E quindi no, non viviamo insieme. Perché no, molti ce l'hanno chiesto. No, non siamo fratelli. E no, non siamo gay.
Basta, stop. Livio Lia ci chiede, fate dei selfie a caso. Facciamo? Vai. Facciamo. Io voglio fare selfie con dietro la macchinetta fotografica. Ecco, la copro. Ah, quanto mi sento coglione in questo momento. Ecco, l'ho fatta. Tente, vedi. Selfie a caso, eccoli qua. Quindi abbiamo fatto questi selfie a caso. Sì. Questi selfie li vedrete su Instagram e nei nostri profili, quindi qua sotto in descrizione ci stanno. Quindi andate a vederli se vi va e lasciate un like alle foto che abbiamo pubblicato. Alessandro Zambito ci chiede invece la seconda parte della domanda, perché prima non l'ho capita sinceramente. Tu hai capita? No. I vivi joystick non so cosa voglio dire. Comunque la seconda parte ci chiede se arriveranno le magliette di Canas. In realtà sì, cioè, stiamo cercando di farle, ma non abbiamo un disegno, cioè abbiamo uno schizzo abbiamo uno schizzo di quello che vorremmo fare, ma non abbiamo il disegno completo. Quindi se vi diamo anche un appello a voi, se c'è qualcuno che sa disegnare ma veramente bene, cioè, perché calcolate che deve andare sulle magliette questi disegni, non ovviamente non cazzatine insomma, e ci vuole fare il disegno, sappiate che potremmo prenderlo in considerazione e ovviamente vedremo una maglietta gratis se ci fate il disegno, porca puttana, no? Mi pare una cosa minima, cioè diciamo, comunque lo schizzo è questo che... Oddio, pensavo che sei... Vabbè, battuta molto triste, stavolta mi avvicino io, che bella cosa. Ah, lo schizzo è questo e l'ha fatto il nostro... Caro Dexter. Sì, che in realtà è Dread. E il nostro grandissimo Godsfrax, che sappiamo benissimo tutti che sa disegnare De Cristo Zifanaganna proprio. Ed è, vedete, trapano fumante, granata, faccia imbruttita. Quindi dovrebbe essere più o meno questo il modello della stampa sulle magliette. Ovviamente colorato, molto cazzudo. E boh, fatelo, ciao. Sorrido sempre. Quindi ragazzi, adesso cosa vorremmo fare con la magliette? Dice intanto se vi piace questo modello, se prendereste una maglietta del genere, ovviamente, e penso che la potete trovare dai fiere varie se la faremo, se riusciremo, faremo in tempo a farla. E quindi se c'è qualcuno davvero bravo a disegnare che ci vuole fare questo disegno, siete liberi di farlo e condividercelo su sui nostri social, cioè mandate un messaggio sulla pagina, nei profili privati, ci taggate su Instagram e tutto quanto, sapete voi insomma. Detto questo ragazzi, il pack è finito, speriamo vi sia piaciuto e abbiamo cercato di rispondere alle domande più interessanti, perché ragazzi, cioè tra tipo 400 commenti abbiamo trovato pochissime domande interessanti. Sì, e molti ci chiedevano perché vi chiamate XNZ Daniel e perché vi chiamate Granas, cioè abbiamo detto nei primi fuck, quindi andate a vedere quelli, è inutile che rispondiamo un'altra volta, o facciamo un fuck con le domande più chieste una volta per tutte, o non lo so. Comunque se vi è piaciuto lasciamo tipo 2-3 mila like, ricordatevi di consigliarci qua sotto il gioco horror che vorreste vedere, se vi piace il disegno e se sapete farlo ce lo fate, se vi va sempre, e soprattutto se Carlo Conti è più nero di barba. Okay. Questa è la cosa più importante, è la cosa centrale di questo pack insomma, anche il titolo è questo infatti. E quindi niente, noi ci becchiamo al prossimo pack, lasciate tipo 3 mila like e ci vediamo al prossimo video. Bella, ciao! Yeah.